se dà spazio anche ad altri soggetti di poter intervenire. Però voglio riportare la discussione, invece la voglio concentrare, perché secondo me stiamo toccando troppi punti che debbono essere toccati, perché ci sono tutti utili, sono tutte questioni legate appunto ai problemi che abbiamo in agricoltura. Però perdiamo di vista una questione, è strategica questa cosa. Noi abbiamo la necessità, ovviamente, di discutere tra di noi, di fare l'analisi di tutto ciò che è successo, del perché c'è la crisi, di come è stata causata, di chi ha avuto interessi, per poter quindi controbattere. Però abbiamo un obbligo essenziale, perché nel frattempo, e noi queste cose le abbiamo discusse non proprio quando siamo nati, noi siamo nati nel 2001 con un'altra sigla, poi siamo diventati Altra Agricoltura e abbiamo iniziato proprio dal 2007-2008 invece ad entrare fortemente su queste dinamiche, sulle dinamiche della crisi. E nel frattempo io ho visto morire tanti agricoltori che erano al nostro fianco. Io so di soggetti che sono qui in questa sala e che come agricoltori sono già morti. Io so di soggetti che sono in questa stanza che tra qualche giorno saranno morti. Io so che in questa stanza ci sono tutti i presenti che tra non molto saranno tutti morti come agricoltori. Allora no, perché vedete c'è una questione che a mio parere, perché noi certamente dobbiamo discutere della PAC, dobbiamo dire a Sonia, io la ringrazio della sua cortesia, della sua collaborazione, la conosciamo, la faccia parte, insomma, questo contributo ce l'ha sempre dato, non ci è mai stato negato. Non lo so se è utile, non lo so se è utile che noi diamo una cosa a Sonia che va a discutere in commissione, che tra 2 anni viene votata e che tra 18 anni diventa esecutiva. Noi abbiamo la necessità di dire con forza che le aziende agricole non debbono e non possono chiudere, non debbono e non possono morire, perché questa nazione, e non solo questa nazione, ha la necessità di cibarsi. Allora qualcuno ha detto che in altri luoghi fanno le fotocopie dei nostri prodotti. E ormai è vera sta cosa. Però contemporaneamente, voglio dire, altri dicono che esiste un Made in Italy e utilizzano il nostro Made in Italy. C'è qui Angela che fa salumi meravigliosi, non ha un marchio come, ma altro che Made in Italy. Però anche quel marchio non è detenuto dal produttore agricolo, viene semplicemente utilizzato dalla grande distribuzione, dalla grande finanza per speculare sulle nostre produzioni, sul nostro lavoro. Io avevo detto che la facevo breve e veramente la voglio fare breve. No, ma ho tenuto a precisare questa cosa perché temo distrazioni da parte dell'Assemblea, perché temo che qualcuno, ci dobbiamo attenzionare tutte le questioni, ma temo che qualcuno possa malinterpretare alcuni nostri passaggi. Noi vogliamo che come prima questione non chiuda più nessuno, e per fare questa operazione
lo Stato ci deve mettere soldi. Qualcuno diceva che questa operazione si può fare senza soldi. Non è vero, ci vogliono le risorse. Ci vogliono, non solo, anche se non ci volessero, io le pretendo le risorse a copertura del fatto che quell'azienda deve continuare a vivere, sino a che non ci sono nuovamente le condizioni perché l'azienda abbia nuovamente reddito e quindi venga ridiscussa la PAC, venga ridiscusso il rapporto con la filiera commerciale, vengano ridiscusse tutte quelle regole, quelle norme che al momento sono diventate il cappio dell'agricoltore. Io dovevo parlare di mobilitazione. Noi stamattina abbiamo fatto questa cosa qui, siamo andati dal Papa, non è che sono le prime che facciamo, non sono le prime iniziative che facciamo, ne abbiamo fatti in questi anni di mobilitazioni, di battaglie, eccetera. E probabilmente in qualche cosa abbiamo sbagliato anche noi, Gianni l'ha detto su alcuni passaggi. Qui dobbiamo vedere di trovare il modo di come, perché vedete la difficoltà spesso, io dall'esperienza che ho fatto di queste battaglie, non è rappresentata dal nemico invincibile, no, è rappresentata dalla nostra fragilità di compattezza e unione nella lotta. Questo è il primo problema che abbiamo e che dobbiamo superare. Per poterlo superare ci dobbiamo dire delle parole d'ordine chiare, ci dobbiamo dire concretamente cosa vogliamo e quindi se tutti ci stiamo in quelle richieste, come lo vogliamo, come ci organizziamo, confrontandoci. E la giornata di oggi è proprio questa. Alla fine usciremo con avevo messo un po' sospetto, non funziona niente. Allora spento. Lo spento non si spegne. Il nemico è contro di noi. Oh, va bene. Sì, e quindi vedete, cioè anche nella gestione di un cosino così ridicolo uno magari invece poi alla fine non lo riesce a gestire, però probabilmente l'avrei detto a Franco e Franco diceva e quindi mi serve, c'era scritto spegni, vabbè. Quindi che voglio dire, noi da qui stasera dobbiamo uscire con un percorso, tempi non ne abbiamo più, tempo non ce n'è più. Tutti i presenti, anche quelli che pensano che ancora stanno un pochino su, lo sanno che così non va più bene e che si è morti. Quindi tempo non ce n'è più. Secondo me è una fase positiva quella dell'avere questo governo, che è un governo che tutti definiamo un governo di nulla, fragilissimo, che può cascare da un momento all'altro. È l'occasione buona, con un governo forte sarebbe stato più complicato. Dobbiamo provarci con questo e vabbè, dibattiamo. Ma concretamente quale sarebbe l'organizzazione che tu prevedi possa essere adatta al raggiungimento di questo obiettivo? Perché certamente capisco stare insieme, creare una forza maggiore, la compattezza, tutto quanto, ma quali sono le operazioni, quali sono le mosse giuste da fare? Perché come tu hai ben detto e tutti quanti siamo ben consapevoli che siamo tutti quanti lì per accedere, tempo non ne abbiamo, questo condividiamo, quindi che cosa fare? Allora,
Le mosse sono queste. Noi già stasera chiederemo un'interlocuzione con il governo e da lì avvieremo un ragionamento, ma lo faremo dopo che ci siamo raccordati tra di noi. Sì. Da lì avvieremo l'interlocuzione. La risposta non potrà essere delle banche sulle spalle, ma di tempi strettissimi con risposte certe sulle questioni che noi solleviamo. Se no, cioè io la dico, la getto lì, ma voi mi dovete capire però in quello che dico, e sono convinto che mi capite. Se no, per esempio, qui c'è Beppe Lumia. Io allora lo feci con Beppe Alfano, con Sonia Alfano, quando ci siamo conosciuti, l'ho sequestrata. Sequestriamo a Beppe Lumia. Lo sequestriamo, gli tagliamo un orecchio, lo gettiamo fuori e gli diciamo, vedete che non scherziamo. Allora, è brutta sta cosa, è brutta, noi non dobbiamo arrivare a queste cose, però se queste cose non si ci arriva, se noi dimostriamo che invece nella legalità, nella democrazia, nel dimostrare la fattibilità delle cose che noi vogliamo, quello diventa il nostro punto di forza. Sono anni di lotta, sono anni, decenni. Grazie.